hanno forzato la serranda e poi la porta d'ingresso dell'erboristeria di Via Battisti, entrando nel negozio e manomettendo il registratore di cassa per compiere un furto. I due ladri, un 52enne triestino e un 40enne napoletano, sono stati però arrestati dalla polizia grazie alla collaborazione da tempo attiva sul territorio con il personale dell'esercito, impegnato nella sorveglianza dei luoghi sensibili. In questo caso i militari stavano presidiando la vicina sinagoga quando sono stati allertati da alcuni passanti che hanno notato movimenti sospetti nel negozio di Via Battisti. Il fatto è accaduto venerdì sera. I due malviventi avevano utilizzato un cacciavite e uno scalpello per forzare la serratura ed entrare nell'esercizio e, probabilmente disturbati, hanno tentato la fuga lungo la via Zanetti, dove sono stati bloccati dai militari e consegnati agli agenti della volante della questura, giunta sul posto in pochi minuti. Perquisiti sono stati trovati in possesso di grimaldelli utilizzati per forzare le serrature, che sono stati subito sequestrati. La polizia li ha quindi arrestati e accompagnati al carcere Ernesto Mari di Via Coroneo, a disposizione dell'autorità giudiziaria.